Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi della Bilancia, segno zodiacale Bilancia o ascendente Bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di aprile 2023. Ma soprattutto nella nostra scuola iniziatica andiamo a vedere quali sono i compiti a casa per questo mese, ossia quali sono i punti su cui mettere l'attenzione per manifestare i tuoi talenti, i tuoi potenziali all'interno di tutti gli ambiti della tua vita, amore e lavoro. Quindi, ragion per cui invito le ragazze nuove a studiare i contenuti che vi metto nelle mie playlist, Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, per andare a implementare il lavoro di maestria consapevole, ossia di manifestazione di una realtà di successo degna del tuo talento, del tuo potenziale. Quindi, detto questo, ragazze mie, vediamo un po', ragazze e ragazzi, segno zodiacale Bilancia o ascendente Bilancia. Segnatevi anche i punti che escono, prendete appunti, perché poi nelle previsioni settimanali, nel lui lei, nei nostri interattivi, andiamo a lavorare su quei punti lì che sono usciti per te. Allora, andiamo a vedere. Bilancia. Qual è la porta che si apre? Vediamo. Allora, vediamo qual è la porta che si apre. La porta santa, ragazze mie. Santa porta. Finalmente si apre. Allora, la porta santa ci parla di due aspetti essenziali. Quindi già il lavoro per te è delineato in questo mese. C'è un'opportunità straordinaria per te proprio il mese di aprile 2023, che ha a che fare con o una grossa cosa lavorativa o una grossa cosa in amore. Tali grosse cose hanno un unico avvertimento. Il fardello del passato inerente a quelle circostanze deve essere debellato definitivamente. Allora, già come potere del verbo mi viene in mente questa cosa. Io ho sciolto definitivamente tutti i nodi karmici del mio passato. Io ho integrato totalmente i doni del karma. Va bene? Perché ci sono delle opportunità enormi. E quindi tu in questo mese avrai a che fare con tali opportunità, pronunciando il potere del verbo, segnatelo, tu mi apri queste porte. Adesso ci andiamo a fare, li ho realizzato per vedere di che dettagli parlano, di che dettagli parla il blocco. Ok. Allora, andiamo a vedere. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della Bilancia, se per esempio sei single e ti si appresta una relazione nuova, allora tu pronuncia il verbo, va bene? Pronuncia il verbo e non proiettare sulla persona nuova quella vecchia storia. Oh, questo è il punto focale. Nel lavoro uguale, non proiettare vecchie storie, c'è un'opportunità grossa. Ok. Vediamo. Vediamo qual è il blocco, qual è il nodo karmico che grazie al potere del verbo sciogliamo, con quali mezzi ci liberiamo, per intraprendere quale azione, per realizzare quale trasformazione, qual è il destino da realizzare al netto dell'eliminazione del fardello karmico e di questa opportunità meravigliosa. Allora, mettiamo un po' così, un po' si vede. Allora, vediamo qual è il blocco. Il sole, ragazze mie, vi meritate la felicità. Ti meriti la felicità. La felicità sta al blocco. La felicità sta al blocco. Ciò vuol dire che a livello karmico, quello con cui avrai a che fare è il meritare la felicità. Amore e lavoro, eh? Quindi il sole al blocco mi significa, con quello che ti ho detto, che ti si presentano queste grandi opportunità. Il tuo ego potrebbe dirti: non te lo meriti. Io merito una felicità meravigliosa. Io merito una felicità
meravigliosa, va bene? Perché io sono la felicità. Io sono la felicità, io sono felice, io sono felice, io sono felice, io sono felice. Va bene? E in tutti gli ambiti, la felicità mi sta al blocco, il sole sta al blocco, quindi con questa cosa voi la sbloccate. Vediamo per intraprendere, scusatemi, come ci liberiamo da questa cosa. Guarda, come ci liberiamo con la morte, taglio del passato netto. Tutte le volte in cui hai avuto a che fare con delle circostanze nuove per cui il tuo ego ti ha ritratto indietro, era perché non ti sentivi meritevole. Quindi con quali mezzi? Taglia, taglia, taglia con questo passato che non ha a che fare con la tua felicità, che ti ha precluso la felicità vera, che è una felicità dell'essere. Il sole al blocco, il sole è anche il Padre Celeste. È come se tu devi dare ascolto solo al Padre Celeste, al tuo sé superiore. Che di cui tu sei incarnazione. Per intraprendere quale azione? Guarda un po' uscito il padre, l'imperatore, per intraprendere l'azione di mettere tutto in ordine nella tua vita, che ha a che fare con le cose che tu meriti e per cui sei felice, in modo ex novo. Per intraprendere quale azione? Ti riprendi in mano il controllo della tua vita. L'imperatore ordine, controllo, disciplina. Per intraprendere quale azione? Ti metti su quel caspita di trono, pronunci il verbo, guarda l'imperatore come mi guarda la morte. E tagli tutte quelle situazioni che non ti rendono più felice. È chiaro? Per arrivare a quale trasformazione? La stella, per realizzare i tuoi sogni. Per sanare le dinamiche vecchie, per realizzare i tuoi sogni, amore e lavoro, eh? Qual è il destino da realizzare con questa porta santa? Il matto, mamma mia, bellissimo, bellissimo. Il destino è il matto. Ti lasci fluire alla vita senza più condizionamento alcuno. Ricominciare da zero, ricominciare da zero. Io mi affido alla bellezza di qualcosa di sconosciuto perché io sono felice a prescindere. E allora riprendo in mano il controllo della 3D sulla base del fatto che io sono felice a prescindere perché? Perché sono incarnazione del Padre, sono incarnazione del Divino. E quindi la trasformazione a cui giunge la stella, realizzi i tuoi veri sogni che sono custoditi, stavano sotto nel Padre Celeste, che non li volevi ascoltare o non potevi per far delli karmici. Allora cosa fai? Io mi affido alla bellezza di qualcosa di sconosciuto. L'obiettivo di questo mese è partire da zero, salto di fede verso qualcosa, ti lasci fluire nella vita. Va bene? Prendete appunti, ragazze. Oh, adesso andiamo a farci questa, applicare tutto questo nel lavoro e nell'amore. Abbiamo capito come uscire dalla porta santa. Mettiamoci qua questo. Vediamo, si vede? Sì. Allora, vediamo nel lavoro, prendiamo due carte riassuntive. Cosa succede nel lavoro alle mie ragazze e ai miei ragazzi della bilancia aprile 2023? Lavoro, bilancia, aprile 2023. Come vanno a stare i miei ragazzi nel lavoro? Qua si aprono le possibilità nuove. Si apre un nuovo cammino, due di bastoni. Si apre un nuovo cammino nel lavoro. Si aprono le possibilità. Dove va il due di bastoni? Si aprono nuove opportunità nel lavoro qua. Sette di spade. Allora, fatemi mettere un'altra a fianco a questo 7 di spade. Cosa viene dopo il 7 di spade? Ma vi dico. Dieci di bastoni. Allora, ragazze, qua nel lavoro si aprono nuove prospettive importanti. Non vi fate soggiogare dall'ego e dalle proiezioni che il vostro ego fa all'esterno sotto forma di persone o circostanze. Qua si apre la possibilità a livello del lavoro, già te l'avevo detto prima, di qualcosa di grosso. Non ti fare autosabotare dall'ego, non pensare che ci siano troppi carichi, non pensare. No, si apre una nuova possibilità, non ti fare ingannare né dalle persone che ti dicono che è troppo difficile, né dal tuo stesso ego che ti dice che è troppo difficile. È chiaro? Già te l'avevo detto qua. Ok, andiamoci a vedere adesso. Ci mettiamo. Dove stanno queste?
Vediamo. Qua devi fare lo sforzo di toglierti i fardelli del passato. Mi raccomando, il verbo che ti ho detto prima, eh. È come se ti vedo che stai attendendo anche delle risposte che non si danno palesi da qualcuno. Mi raccomando il verbo, perché gli altri li cambi sulla base della tua frequenza. Vediamo. Nel lavoro, le mie ragazze, bilancia, i miei ragazzi. Allora, qual è la situazione del presente? Nel lavoro. Qua ti vedo col 3 di bastoni, ti vedo aperta alle possibilità, infatti. Ti vedo aperta alle possibilità, 3 di bastoni, situazione del presente, stai mandando curriculum, alcuni di voi state attendendo qualcosa, vediamo, aprile, paggio di bastoni, ricevete delle comunicazioni che state attendendo probabilmente, papessa, paggio di spade. Allora qua ricevete delle comunicazioni che stavate attendendo, va bene? Ricevete delle comunicazioni nel lavoro che stavate attendendo, oppure si sono aperte le possibilità a qualcosa di nuovo. Io qua vedo che c'è una delle comunicazioni concrete che stavate attendendo che arrivano nel lavoro. Il paggio di spade ci dice che ci possono essere soluzioni da vagliare anche a livello conoscitivo, cioè come se dovesse fare delle ricerche per qualcosa, per uscire fuori da una situazione di pesantezza rispetto al lavoro, va bene? Fatemi mettere un altro a fianco al paggio di spade, cosa viene dopo il paggio di spade? 5 di bastoni, ci possono essere dei conflitti in ambito lavorale con qualcuno, in ambito lavorativo, scusatemi, con qualcuno che vi può mettere i bastoni tra le ruote. Mi raccomando, la porta santa, ok? Quello che vi ho detto, pronunciate il potere del verbo. In più, io sono geniale, io sono creativa, ok? E ci possono essere degli elementi di disturbo rispetto a delle comunicazioni che vi arrivano, però io vedo, e qua di nuovo la stella. Io qua vedo che questo mese è un mese all'insegna del ripartire da zero in qualcosa. Non vi fidate di nessuno se non della vostra intuizione. Pronunciate il potere del verbo, perché qui vedo entrate di comunicazioni per nuovi inizi e vi può soggiogare o la testa o qualcuno, va bene? Perché la papessa ci dice che col vostro impegno, la vostra intelligenza intuitiva uscite fuori da queste situazioni conflittuali. Possono essere a vari livelli. Vediamo cosa avete a vostro favore nel lavoro. A vostro favore un 3 di spade. Ragazzi, il 3 di spade è una carta negativa, ce l'avete a favore. Ciò vuol dire che nella misura in cui voi avete percepito una chiusura o qualcosa nel lavoro, un dolore, eccetera, è a vostro favore. Non c'è più questa cosa. Grazie al potere del verbo che vi ho detto. Qual è la sfida per le mie ragazze e i miei ragazzi? La sfida è il 2 di denari. E sarete molto occupate per alcune di voi, siate in equilibrio con le vostre cose, ok? Potete essere molto occupate nel fare ricerche, programmazioni, eccetera. La sfida del 2 denari significa mantenere l'equilibrio, mantenere il balance, va bene? Mantieni l'equilibrio in questo mese, perché tu stai per partire da zero in qualche cosa dove tu hai successo, una misura in cui pronunci il potere del verbo e realizzi un sogno, va bene? Andiamo a vedere come implementare questo lavoro della porta santa nel lavoro. Come implementare il lavoro spirituale all'interno del lavoro pratico nella propria occupazione. Come devono essere i miei ragazzi, La luna, saper attendere. La luna è saper attendere. C'è un momento per la semina, un momento della raccolta, va bene? La luna ti dice... È il momento di attendere affinché i tuoi piani vengano palesati a tempo debito. Quindi mantieni l'equilibrio alla sfida, ok? Il 2 di denari, che può andare in confusione, scelte, ok? Mantieni l'equilibrio, sapere attendere. Io sono paziente, l'altro potere del verbo. O tu stai seminando qualcosa, vedrai i frutti. Magari alla fine, all'inizio del mese successivo. Qua il mantenere l'equilibrio. Mettiamo, e la pazienza. Mettiamo un attimo qui. Se state aspettando dei risultati per qualcosa, io vedo alla fine di questo mese, all'inizio del mese di maggio. Vediamo qua. Sì,
Sì, l'osservatore mi dice mantieni l'equilibrio, ok? Conoscenza profonda, mi confermano, questa è la papessa, mi confermano di saper attendere perché le cose grosse le vedete dopo. Un'altra carta. Ecco, e infatti pace, e tutto si risolve, tutto fluisce già in questo mese, va bene? Ok, ragazze mie, wow, passiamo adesso all'amore. Cosa ci dice nell'amore? Vediamo un po'. Mettiamo questo stanno per queste carte qua. Ok. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa succede alle mie ragazze, ai miei ragazzi della bilancia. Andiamo a prendere anche qui due carte riassuntive per il mese di aprile 2023, da monitorare con quello che esce durante gli interattivi settimanali, il nostro lui lei. Ok, andiamo a vedere. Però questo è il vostro compito. Segno zodiacale, bilancia, ascendente, bilancia. Allora, come vanno a stare le mie ragazze della bilancia, segno zodiacale bilancia, ascendente bilancia nel mese di aprile? Qua abbiamo un 3 di spade, ragazze. Qua stiamo o vivendo un dolore o una rottura con qualcuno. Stiamo che abbiamo la porta santa, ci stiamo togliendo di dosso un dolore del passato. Questo è il mese in cui possiamo avere a che fare con, stiamo avendo a che fare con la chiusura di un rapporto. Se hai una persona di interesse, ci può essere stato un dolore molto forte, ci può essere un dolore molto forte in questo mese da elaborare per andare avanti. Se stai da sola, ti stai mettendo alle spalle un passato per poterti riaprire all'amore e realizzare un sogno. Cosa viene dopo il 3 di spade? La sacerdotessa. Allora io qua vedo che nell'amore può essere un'energia un po' criptica. Che vuol dire? Che le comunicazioni sono un po' criptiche. Se hai una persona di interesse, io vedo che questa persona può non essere molto aperta al dialogo. Tu percepisci magari una situazione di rottura o percepisci una situazione di mancanza di dialogo e questo può farti male o può averti già fatto male. Questa è energia di partenza, ok? La sacerdotessa ci dice che alcune di voi invece, che sono single per esempio, stanno sanando delle proprie dinamiche interne, studiando la legge spirituale e mettendosi da parte un dolore del passato. Lo fanno in questo mese. Delle dinamiche relazionali. La sacerdotessa ci dice che alcune di voi che sono single, questo è un mese in cui lavorate molto su voi stesse, preferite un'energia di raccoglimento. Soprattutto se siete single, perché vi state togliendo un dolore molto forte del passato. Per altre di voi, io vedo qua che ci può essere una situazione di stallo con qualcuno, ci può essere stata una situazione di stallo con qualcuno, perché questa persona la percepite un po' distante. Va bene, andiamo a vedere. Oppure può entrare per chi è single, una persona del segno dei pesci. Comunque la andiamo ad analizzare. Allora, vediamo. Allora, mettiamoci questa. Vediamo un po'. Amore, cosa va a succedere nell'amore nei prossimi giorni di aprile per bilancia o ascendente bilancia? Oppure io vedo che nella misura in cui entra qualcuno, tu sei un po' criptica o criptico, cioè sei un po' più distaccato, perché preferisci andare con prudenza. Vabbè, vediamo un po'. Allora, cosa succede nell'amore alle mie ragazze, ai miei ragazzi della bilancia aprile 2023? Ah, qua c'è un re di spade e un imperatore. È possibile che voi percepiate una persona un po' distante perché ha un carattere un po' difficile, o è possibile che voi percepiate una persona un po' distante perché ha un carattere che comunque è un po' più, come dire,
meno predisposto all'apertura emozionale? È possibile che stiate vivendo questo? Vi vedo un po' più introspettive, un po' più distaccate? O percepite questa persona più distaccata? Io vedo che se state da sole, qua può arrivare una persona, assolutamente sì, che ha un'energia un po' altalenante, anche un po' fredda, può essere. E questa è la sfida per voi, di mettervi da parte anche il passato, di non proiettare su questa persona i copioni delle vecchie situazioni, che voi potete cambiare l'esterno nella misura in cui voi pronunciate il potere del verbo per voi, all'interno, lo sapete, ok? Ma qua ci possono essere anche delle comunicazioni da parte di un imperatore, che stavate aspettando, comunicazioni che si rivelano. Va bene, vediamo. Energia del presente. Energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione energia futura. Allora, alla base del mazzo abbiamo l'imperatore, l'otto di denari, 10 di denari, 8 di spade, 6 di bastoni. Sì, qua mi confermo che l'energia dell'amore poteva essere un po' bloccata perché qui parlano di qualcuno, puoi essere tu o la tua persona di interesse, che era molto centrato nel raggiungere i propri obiettivi lavorativi, nel riprendere in mano le redini della propria vita. Se sei da sola è come se tu ti fossi concentrata soprattutto nel riprendere in mano le redini della tua vita e ti vedo disconnettata un po' dall'amore, disconnessa un po' dall'amore. Qua c'è, se è una persona di interesse, una persona che ha impegnato la sua energia verso i propri interessi lavorativi, le proprie responsabilità, l'energia dell'amore era un po' bloccata. Sì, e puoi ricevere comunicazione da parte di questa persona, nella misura in cui per alcune di voi c'è l'impegno concreto da parte di questa persona, un impegno serio, stabile e familiare, per alcune, eh? Ok, vediamo un po'. Energia del presente, bilancia. Qua c'è un cavaliere di coppe, ragazze mie, qua se non è arrivato lo vedete, eh? Qua c'è un movimento d'amore nei vostri confronti, una dichiarazione d'amore, qua lo vedevamo, da che è potuta essere una persona un po' più fredda, oppure una persona che aveva delle responsabilità lavorative o altro da portare avanti. Qua c'è un cavaliere di coppe che mi parla proprio dell'energia dell'amore che torna a fluire nei tuoi confronti, movimento d'amore. E quindi questo movimento d'amore, nella misura in cui se sei da sola arriva questa persona, ti vedo un po' andare piano piano a pizzico pizzico, diciamo, perché preferisci andare con calma. Però qua lo vedo, eccolo qua. Se stavi aspettando una dichiarazione d'amore, eccola qua. Vediamo il tuo positivo. Due di coppe, ragazze, che mese! Soprattutto per le singole, io vi dico che qua voi non ve l'aspettate per niente, state tutte su voi stesse, tutti su voi stessi, arriva questo. Ecco perché mi raccomando il potere del verbo che vi ho detto prima, non proiettate sull'altro le vostre vecchie storie. Io vi dico che se avete una persona di interesse, io vi dico che assolutamente qua, da che era una persona un po' più fredda, emotivamente, qua si apre l'amore 100%, eccolo qua, quasi non lo riconoscerete a questo qua, ok? Vediamo il blocco qual è. Il blocco è il 10 di coppe. Allora, è possibile il blocco o il 10 di coppe? Se sei da sola è come se tu non te l'aspetti proprio che una persona possa darti tutta la felicità, tu non pensi proprio che in coppia tu possa avere una felicità come ce l'hai ottenuta da sola, se stai da sola da un po' di tempo, come se pensassi questa persona non possa darti questa felicità a tutto tondo se stai da sola. Se c'è una persona di interesse è come se tu non arrivavi ad avere una completa felicità con questa persona, è come se questo era il blocco, pensavi che non potesse darti anche qualcosa in più, che può essere anche una famiglia, dei figli, ok? Come se non arrivassi a sentire che era possibile avere una felicità con questa persona. Ok, vediamo nel passato. Infatti, regina di spade è la forza. Io qua vedo che nel passato tu hai lottato per avere chiarezza in una connessione d'amore. Qua tu hai messo tanto sforzo, è come se non vedessi i risultati indietro, ma qua ce li hai. Bilancia, qua regina di spade, il tuo segno, il tuo elemento. Io qua vedo che tu hai messo tanto sforzo per combattere per una connessione, se c'è una persona di interesse, va bene? Io qua vedo che tu la ottieni. E se stai da sola, io vedo che tu
Nel passato hai lottato per recuperare le forze da un dolore molto forte. Hai lottato per recuperare te stessa e avere chiaro quello che volevi. Bene, adesso andiamo a vedere in aprile, quindi cosa ti accade? 6 di denari, re di coppe, ragazze. E qua 2 di bastoni. Wow! Allora io vedo una cosa, ti dico una cosa: se hai avuto a che fare con una persona che emotivamente non era aperta, non era ricettiva, tu la vedrai completamente ricettiva perché ti viene dato col 6 di denari ciò che meriti a livello ricettivo. Se era una persona un po' più fredda a livello emozionale, tu ricevi 100% un'apertura emozionale da questa persona. Ce lo vedrai più ricettivo, più comprensivo, più aperto, va bene? E qua perché vuole stare bene insieme a te. E quindi io vedo che qua i tuoi sforzi vengono ripagati. Il 2 di bastoni ci dice apertura del cammino. Apertura del cammino ed è a ambo le parti, va bene? Questa persona vuole stare bene con te. Se hai una persona di interesse. Quindi vedete come l'energia da qua criptica cambia. Se è una persona nuova, ragazzi miei, io vedo che qua questa persona nuova ti porta, può essere un segno d'acqua, assolutamente entra questa persona, quasi non te lo speri, ok? E si apre la possibilità di iniziare una relazione meravigliosa. Wow, ok, andiamo a vedere un attimo adesso l'energia tua nei confronti della tua persona di interesse o quella che entra. La tua energia è la ruota. Tu avrai un cambio di fortuna. Tu avrai un cambio di fortuna. La tua energia è completamente cambiata. Un giro del destino che ti porta questa persona. Che tu la conosca già o che sia una persona nuova. L'energia di questa persona nei tuoi confronti qual è? L'otto di spade. Questa persona si sente un po' bloccata. È come se è una situazione in cui si sente un po' bloccata. È tutto allora, se avete già avuto rapporti con questa persona, quindi la conoscete già, la sua energia è di venire fuori da un blocco, perché qua lo vediamo che esce, va bene? Di venire fuori da un blocco che c'è potuto essere tra tutti e due. O tu gli hai dato un ultimatum, l'hai mandato a benedire, va bene? E quindi l'energia di un blocco che si vuole sbloccare. Vediamo qui che si sblocca. Andiamo a vedere a questo punto qual è le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti, quali sono? 9 di spade, ecco perché, è preoccupato perché vuole sciogliere un blocco per alcune di voi. Se è una persona nuova, è preoccupato perché non sa come agire nei tuoi confronti perché ti vedo qua bella agguerrita, ok? Ti vedo agguerrita sulle tue posizioni. E quindi nelle azioni ci sono un po' di preoccupazioni su come fare questo cambio che tu vuoi con te stessa e poi lo proietti all'altro. Andiamo a vedere cosa. Ah sì, perché guarda, qua c'è un 3 di spade. Molti di voi, che è una persona che già conoscete, a cui avete dato l'ultimatum, non avete visto che vi dava ciò che meritavate, questa persona è preoccupata nelle azioni, ma farà delle azioni che diventerà più ricettivo e comprensivo. Avete il 2 di coppe a vostro favore, eh? E a favore anche tuo, questa persona nei tuoi confronti. Andiamo a vedere le azioni di questa persona nei tuoi confronti. Il matto, guarda, il matto qua, il matto qua, vuole assolutamente ripartire da zero. Ripartire da zero insieme a te. Va bene? Andiamo a vedere qual è la tua sfida in questo mese, in amore. Farà un rischio questa persona, al netto del fatto che vuole sentirsi bloccato, preoccupato, come devo fare? Fa un rischio. E lo vedevamo anche lì che c'era il matto. Qual è la sfida? La tua sfida in amore in questo mese? Gli amanti. Allora, gli amanti a sfida significa lasciati fluire all'amore. Va bene? Non porre limiti, non porre resistenza, perché qua vedevo una sacerdotessa, un 3 di spade. Lasciati fluire all'amore. Dai la possibilità che ci sia gioia con questa persona, perché gli amanti, 10 di coppe, dai, lasciati fluire all'amore, segui il cuore. Perché la sfida è il fatto che ti arriva un grande amore, perché gli amanti a sfida ti arriva un grande amore, il 2 di coppe, amanti. È come se ti costasse aprirti, sia che sia una persona che conosci, o a cui hai dato un ultimatum, sia una persona, oppure una persona più fredda, sia una persona nuova. Ok, andiamo a vedere adesso di cosa ci parla questo 6 di denari. Il 6 di denari. Re di coppe, ragazze, sì, questa è una persona che proprio si apre emozionalmente da che poteva essere più fredda, abbiamo visto l'imperatore, e ti dà ciò che meriti. Sul re di coppe, per favore.
10 di spade, si apre emozionalmente per dar vita a un nuovo ciclo insieme, se lo conosci già, per mettere da parte il passato che è da tras, scusate in spagnolo, e il passato viene messo alle spalle, va bene? Ok, doloroso in cui non si è aperto emozionalmente, non ti ha dato ciò che meritavi. È molto chiara la stesa. Sei una persona nuova, una persona che si apre emozionalmente e ti permette di aprire il cammino nell'amore. Il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni, cosa ci dice il 2 di bastoni? Regina di spade, si apre il cammino a discapito del tuo essere stata ferita, a discapito, si apre il cammino, tu gli fai lo scanner a questa persona, allo stesso tempo ti lasci guidare dall'amore, va bene? Regina di spade qui, regina di spade qui, cioè dai la possibilità perché senti chiaro che questa persona ha intenzioni importanti, va bene? Ok, andiamoci a mettere l'ultima carta. L'ultima carta conclusiva dei Rider-Waite. Carta conclusiva di Rider-Waite. Tutto è bene ciò che finisce bene. La stella, realizzi un sogno, te l'avevo detto anche qui. La stella, realizzi un sogno d'amore. Una persona predestinata, se la conosci, se non la conosci, predestinato uguale se la conosci già. Bellissimo, bellissimo. Allora, vediamo un po' cosa dice l'oracolo, bilancia ancora. Rigenerazione, sì, c'è un nuovo inizio completo qua. Respirare, finalmente si torna a respirare in amore. Benedetti, è una relazione voluta dal destino questa, sia che tu lo conosca questa persona, sia una persona nuova. Finalmente si torna a respirare dopo una rigenerazione. Benedetti significa che sei benedetta o benedetto in questa relazione e lo vedrai. A discapito dei tuoi freni o alzare un po' le difese, va bene? Lo vedrai. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, meraviglioso. Questo è il vostro compito a casa per questo mese. Quindi, da monitorare questo con gli interattivi che andiamo a fare durante la settimana con il nostro lui lei. E detto questo, ragazze mie, vi auguro il meglio possibile, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima. E come sempre, che Dio vi benedica. Mua!